Ma che siete noi che vacanze fanno? Porrifie, avranno del lavoro da finire. Te lavorano di giorno, ai suoi orari. Sembra ad averlo qui sotto il cuscino, quella macchina infernale lì. Come sei diventato sofistico. Fidimi, lei lo durmaria con quei calunati. Insomma, chi le urla finire? Ma Stefè! Adesso vuoi fare che dici qua! Ma fanno il depe! E da lei mia! Ma le urla le dà con un taglio! Diamine! Ora! La finiamo sì o no una buona volta! Prima l'autorimessa, adesso la tipografia! La gente deve dormire di notte, avete capito? Sì, ha ragione, ma dobbiamo finire un lavoro! Porti pazienza, signor Bonfanti. Pazienza, pazienza! La pazienza ha un limite! Anche lei! Andiamo! Tutte le sere la stessa musica! La camera da letto del signor Bonfanti si trova proprio sopra una modesta tipografia che due giovani operai hanno ricavato da una vecchia autorimessa. Quando il lavoro della tipografia prosegue anche nelle ore notturne, il signor Bonfanti non può dormire. Fino a qualche tempo fa, Giuseppe Bonfanti lavorava in qualità di meccanico presso le officine del gas. Su, muove. Brianzolo puro sangue è sempre stato un simpatico brontolone. Era conosciuto come l'uomo polemico, sempre pronto a dettar legge su questa o quella faccenda, sempre pronto, se occorreva, a dare qualche romanzina ai garzoni disattenti o un po' birbanti. Prendi bene. Ma stringi i becchi, Bolon lì, qui lì, qui lì. Ma no, ma no, ma no, ma te le no. Facciamo un'altra ciao, no? Porca, per fortuna che non mo per poco. Dovrò ingrassare dalla soddisfazione il giorno che mi lasceranno a casa. Solo per non vederli più, sei birbante. Sempre così diceva, ma il giorno che l'hanno lasciato a casa per avere raggiunto i limiti d'età, si è commosso come un bambino. Gli hanno dato una buona liquidazione, una medaglia d'oro per fedeltà all'azienda, 35 anni di servizio, e una lettera scritta di pugno dal suo direttore. Voleva tornarsene al suo paesello, da dove venne circa 40 anni fa quando si sposò. Ho una bella pensione, una casetta che è un amore. Io e la mia vecchia saremmo a posto. Ma come si fa? Il figlio si è sposato, è l'unico. E se domani nasce un marmocchio? Quando lo vedo? Una volta l'anno? Forse due? Ma la roba. E così è rimasto a Milano. Ma non sa cosa fare. Ha tutto il tempo libero che vuole, ma non sa cosa fare. Ti barava! Io te li subito! E se la saltà la roba di altri! Ma cos'ha brontolare? Non è mica suo il furgonino! Per il fondo è nato! Ti mandato! E quella lì l'educazione che mi insegna la scuola? Se può mai la sacchina cotta, grazie! Dovere! Prendi la pinta, dai! No! Prova dall'altra parte. Ma no, dall'altra parte è no, dall'altra parte gira. Non si svita. Non eh si... sì, dai. Però, tu nello stretto. Ma Daniel? Daniel, no? Ti scappa? Ma che scappa? Prova forte tu. Dai, dai. Chiave inglese. Suga. Ci vuole la chiave inglese. Abbiamo provato, ma non viene. Come non viene? Qui c'è un controdato. Ma che controdato, è controdato? Siete capaci di far niente? Ciao, ciao, vengo giù io, sono viato e mi fisto giù il fiore. Oh, povero amico. Vai a prendere la chiave inglese, va? Non capite di svitare un bulon. Ciao, ciao, fiedami. Come l'hai?
Di qua ci sono due supporti, di là invece c'è un ingranaggio. Bisogna vedere. Sta cominciato. Ciao, come lei? Come lei? Questo va qua, no? Perché poi, quando la macchina gira, fa vedere. Allora fa girare anche l'ingranaggio. Questo va qui? Sì. Per me non c'è bisogno di smontare. Io farei un buco qui. Una bella vite, basta che stia su. Tanto non fa sforzo. Eh già. Già, trapano. Ma veramente, proprio il trapano non ce l'abbiamo. Oh, porami. E c'hai più di radiata. Maria! Guarda lì la cassata di ferro! Tira fuori il trapano! Qua con la manetta! Strappi! Te l'ho bisogno! Qui ti, in che momento? Vai incontro a me mie, che ti dà il trapano! Su, di corsa! Ciao! Puntire. Cosa? Che cosa che segna? Che schifo, va bene. Va bene. Ciao. Puntini de gras. Benedetto uomo. Santa pace. Peppino! Ma c'è che? Ma non ti sembra ancora l'ora di venire a letto? Ma va, addormiti! Ma non sai che ora è? Va bene, adesso appena che finì, vai! Siamo nella pedalina, così che tanto mai clienti. Le dita negli occhi, ti può rifiore. Ma le tardi! Beh, ti pensi che no? Sono mesi che fa. Sono mica un fiore, no? Diamine! E così, Giuseppe Bonfanti, il pensionato delle officine del gas, con la sua esperienza di vecchio meccanico, sarà d'aiuto e di guida ai due giovani tipografi. Non lo vedremo più annoiato, coi gomiti appoggiati alla ringhiera, a contare i vagoni dei treni merci che passano lenti e pesanti sul terrapieno della ferrovia.